Buongiorno a tutti ragazzi, questa è l'ultima lezione praticamente che facciamo e che è data appunto che come vi avevo detto si parlerà di nutrizione e cancro, nel senso di quella che sarà la regola, come mangiare e quanto influenzerà diciamo la nutrizione che facciamo per riguarda poi le eventuali patologie. Prima di dare la parola al professor Lanza, che parlerà proprio di questo argomento, ci sarà la dottoressa Elisa Mosconi che vi darà alcune informazioni riguardo una fondazione molto prestigiosa e soprattutto che dobbiamo sempre aiutare, che è la fondazione AIRC. Prego, Elisa. Grazie professoressa, buongiorno. Io sono appunto Elisa Mosconi, sono qui rappresentante della Fondazione AIRC, Fondazione per la Ricerca sul Cancro. Mi occupo di divulgazione di missione da una dozzina d'anni e oggi in particolare sono qui in qualità di responsabile del progetto a cui state partecipando, che si chiama AIRC Campus. Sarò brevissima nella mia presentazione. Quello di AIRC è un nome piuttosto conosciuto, ma non tutti sanno esattamente di cosa si occupi, quindi mi sembrava opportuno darvi un po' di informazioni. AIRC è nata nel 1965, era un'associazione, oggi una fondazione, e da allora l'unico obiettivo è sempre stato solo uno, ossia contribuire a rendere il cancro sempre più curabile. Considerate che questo obiettivo viene perseguito sostanzialmente attraverso due strade, in primis finanziando la miglior ricerca sul cancro in Italia. Ogni anno nel nostro paese lavorano circa 5.300 ricercatori grazie ai finanziamenti di AIRC. Oggi potremo ascoltare il professor Leanza, che è appunto un esempio di questo numero grandissimo di persone che appunto lavorano grazie a finanziamenti della fondazione, e parallelamente cerchiamo di fare corretta informazione scientifica, quindi di riportare i risultati che i nostri ricercatori raggiungono in laboratorio direttamente alla cittadinanza, che poi è quella che sostiene effettivamente il lavoro di queste persone, perché tutti i finanziamenti di AIRC avvengono grazie a donazioni di privati. Giusto per darvi due numeri, vi posso dire che nel 2020 abbiamo destinato alla ricerca oncologica oltre 125 milioni di euro. Questo ci ha permesso di finanziare più di 600 progetti di ricerca, 71 borse di studio per giovani ricercatori, e questo lo dico in particolare a voi in prospettiva per il vostro futuro, e 22 programmi speciali. La comunicazione è appunto parte della missione. Noi cerchiamo di parlare di scienza e di ricerca sul cancro, tanto e bene, cerchiamo almeno al meglio delle nostre possibilità. Cerchiamo di farlo in maniera differenziata, con dei progetti diversi, riferiti ciascuno ad un pubblico diverso. Ci sono degli strumenti un po' più consolidati, come è fondamentale il nostro USORGAN, forse l'avrete visto nelle case dei nonni, è una pubblicazione che arriva appunto nelle case dei sostenitori 4-5 volte all'anno. C'è un sito molto visitato, AIRC.it, ci sono degli account social. Approfitto per invitarvi a seguire il nostro account Instagram, che è appunto quello di AIRC, e ce n'è uno nuovo, che si chiama Wonder Why, è nato a ottobre. Attraverso questo secondo account cerchiamo di parlare di scienza in maniera un po' più allargata rispetto alla sola oncologia. Ci sono poi dei progetti speciali, l'attività sui media esterni, questa è un'attività un po' più classica, progetti speciali per le scuole, ma all'interno dei festival della scienza, e per gli studenti universitari, appunto, c'è il campus. Campus è nato ormai 6 anni fa, è stato un grandissimo esperimento per noi perché non avevamo mai parlato in maniera così diretta agli studenti universitari. L'obiettivo è appunto portare i contenuti di AIRC direttamente nelle aule. Collaboriamo chiaramente con l'Università di Ferrara con ottimi risultati da un paio di anni, e con altri due, tre atenei, scusate, sul territorio italiano. In prospettiva chiaramente speriamo che il numero delle università possa crescere ulteriormente. Quindi attraverso il campus si fa divulgazione scientifica, ma non solo, in realtà cerchiamo di spenderci anche all'interno di contesti che non sono direttamente collegati con la ricerca biomedica, perché AIRC è una realtà che ormai ha quasi 60 anni di vita e quindi ci sono tutta una serie di esperienze nel campo del marketing, appunto della comunicazione, della raccolta fondi che possono essere portate in aula e condivisi con gli studenti. Parallelamente, Covid permettendo, cerchiamo anche di organizzare i momenti aggregativi che possono permettere agli studenti di conoscere meglio la realtà della fondazione. Con Ferrara purtroppo non è ancora stato possibile, speriamo di farlo in un prossimo futuro. La forza di AIRC sono sicuramente le persone. Tutte le donazioni che vengono raccolte
almeno la gran parte, perché poi ci sono varie modalità, mi viene in mente l'SMS solidale che non ha bisogno di volontariato, comunque il grosso delle donazioni che vengono raccolte attraverso eventi sul territorio. Quelli più noti sono le grandi giornate di raccolta fondi attraverso i banchetti, l'Azalea della Ricerca, la Festa della Mamma, le Arance della Salute, sicuramente ne avrete sentito parlare. Tutto questo è possibile grazie alla forza di volontari che effettivamente si mettono a disposizione e si impegnano regalando il proprio tempo, le proprie energie per raccogliere fondi per la ricerca. Rispetto ad altre associazioni siamo fortunati perché ERC può contare su 20.000 volontari, ma devo essere sincera, c'è un gran bisogno di ricambio generazionale. Per cui io approfitto di questa occasione per invitarvi a diventare volontari. Il volontariato di ERC non è particolarmente oneroso, non c'è bisogno di una preparazione specifica, ci si può impegnare anche mezza giornata all'anno, quindi non è un impegno insostenibile. Ci sono varie possibilità, vi dicevo appunto, gli eventi sul territorio grandi e piccoli, si può anche mettere a disposizione della fondazione le proprie passioni, ad esempio, ci sono tanti ragazzi che hanno deciso di raccogliere fondi e farsi sostenere attraverso la piattaforma di Rete del Dono che vi invito a visitare, ad esempio correndo o comunque organizzando delle iniziative, delle feste, delle celebrazioni che fossero proprio nelle proprie corde, quindi come dire si utilizzano e si sfruttano le proprie passioni per poi fare un gesto buono, ecco. Ci sono appunto tante possibilità, se volete io chiaramente sono a disposizione per domande, vi lascerò i miei riferimenti, chiederò poi anche alle vostre docenti magari di condividere con voi queste slide, sulla destra ci sono una serie di riferimenti utili. ERC è una realtà nazionale, ma tutte le iniziative vengono calate sul territorio da comitati regionali, quello dell'Emilia-Romagna ha sede a Bologna, questi sono i contatti dei miei colleghi, saranno sicuramente felicissimi di potervi accogliere se avrete voglia di partecipare. Chiudo con un riferimento a un questionario che poi vi lascerò per capire se appunto il progetto Campus funziona e se stiamo parlando nella maniera corretta agli studenti. Sono 10 domande, quindi una compilazione molto veloce che per noi è veramente utile, cioè ascoltarvi è fondamentale. E vi ringrazio e lascio la parola al professor Leanza per entrare nel vivo della lezione. Bene. Grazie Elisa. Prego, Grazie a voi. professor Leanza, adesso ci farà la lezione, diciamo, sulla nutrizione e cancro. Grazie, buongiorno. Adesso dovrei condividere lo schermo. Spero voi vediate la mia presentazione. La vediamo. Ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Luigi Leanza, lavoro a Padova, al Dipartimento di Biologia. Sono uno dei ricercatori AIRC. In particolare ho un finanziamento My First AIRC Grant che mi ha permesso di aprire il mio laboratorio, quindi di impostare la mia ricerca. E devo ringraziare AIRC per questo, perché senza questo finanziamento non avrei potuto farlo e soprattutto devo ringraziare perché il mio finanziamento è sostenuto dai grandi donatori, come li chiamano, e quindi c'è una famiglia che ha deciso di destinare una quota del loro patrimonio proprio per sostenere la ricerca, in particolare la mia ricerca. E quindi colgo l'occasione anche in questo caso di ringraziare loro perché senza di loro non avrei avuto questa possibilità. Quello di cui mi occupo nel mio laboratorio è di studiare degli organelli di cui parleremo ampiamente oggi, che sono i mitocondri. E l'altra cosa che ho sempre collegato a questi mitocondri è la possibilità di utilizzare questi organelli come dei target, come dei bersagli per eliminare le cellule tumorali. E recentemente, grazie anche al progetto AIRC, mi sono interessato anche di come la dieta e la nutrizione possano essere importanti per eliminare queste cellule tumorali. Allora, questa presentazione avrà due principali protagonisti. Uno ovviamente sono i mitocondri, vedete il mio puntatore, vero? Sì. Sì. Che sono appunto la centrale energetica delle cellule, dove viene sintetizzato l'ATP, vedremo tra poco. E poi la via di segnale Wnt beta catenina, di cui parleremo durante questa lezione. Allora, partiamo dal primo step. Come si forma un tumore? Allora, un tumore generalmente si forma in un tessuto in cui ci sono delle cellule, vedete, cellule normali, e a un certo punto alcune di queste cellule cominciano a dividersi in maniera incontrollata
perdono quel controllo della proliferazione e cominciano a proliferare e a creare una massa che è diversa rispetto a quella del tessuto in cui sono inserite. Quindi questo ovviamente poi le trasforma in cellule tumorali che appunto poi possono anche in seguito poter anche migrare in altri tessuti formando quelle che conosciamo essere le metastasi. Perché io mi occupo di mitocondri e perché i mitocondri sono importanti? Un paio di scienziati hanno definito quelle che sono le caratteristiche principali delle cellule tumorali e dei tumori. E tra queste ce n'è una in particolare, che è la parte, vedete questo metabolismo glicolitico di cui parlerete nel corso di Biochimica 2, ma che a me serve per dirvi che il metabolismo delle cellule, come le cellule producono l'energia e come la utilizzano, è una delle caratteristiche fondamentali delle cellule tumorali, che le differenzia rispetto alle cellule normali. Questo lo vedremo molto meglio poi anche alla fine della lezione, nel take home message, quindi quello che sarà principalmente collegato alla dieta. Quindi, partendo dalla cellula, noi all'interno della cellula abbiamo diversi organelli. Vedete, questo l'avrete sicuramente studiato, e tra questi organelli ci sono i mitocondri. Questa è una rappresentazione un po' schematica, perché in realtà poi, come vedremo, le cose sono un po' più complesse. All'interno dei mitocondri, come studierete nel corso di Biochimica 2, c'è quella che viene chiamata la catena respiratoria. La catena respiratoria ha il compito fondamentale di produrre l'ATP. L'ATP, ovviamente, l'avete studiato nel corso di Biochimica 1, è la moneta energetica della cellula, importante per un sacco di reazioni che avvengono all'interno della cellula e quindi la produzione di ATP diventa un ruolo centrale, una cosa centrale all'interno del metabolismo e della capacità della cellula di tumorale di poter proliferare. La catena respiratoria che produce questo ATP lo poi all'interno dei mitocondri lo fa fuoriuscire nel citosol attraverso dei trasportatori specifici e questo ATP nel citosol poi permette, è la base, l'energia per tutte le reazioni cellulari che avvengono all'interno delle cellule. Però la catena respiratoria non produce solo ATP, ma produce anche quelle che vengono chiamate le specie reattive dell'ossigeno o più semplicemente i ROS. Ok? Perché sono importanti? Perché dalla produzione di queste specie reattive dell'ossigeno, quando queste ROS aumentano all'interno dei mitocondri, questi ROS possono fuoriuscire dai mitocondri, non vengono eliminati man mano che vengono prodotti, ma superano una determinata soglia e quindi possono fuoriuscire all'esterno dei mitocondri e vanno a regolare delle vie di segnale che possono influenzare la proliferazione delle cellule. Quindi anche questa diventa una delle componenti e delle possibilità del mitocondrio di poter regolare la capacità delle cellule di proliferare, okay? Che è la caratteristica principale delle cellule tumorali. Questi ROS, quando aumentano oltre una determinata soglia, però diventano tossici per la cellula e la cellula ha un meccanismo di difesa che gli permette di morire, di autoeliminarsi, che è l'apoptosi, e che le permette appunto di non essere dannosa per l'intero organismo. Ovviamente nelle cellule tumorali alcuni di questi meccanismi che portano all'eliminazione di queste cellule in cui la produzione di queste specie reattive dell'ossigeno è notevolmente aumentata, vengono bloccati, vengono ridotti. E quindi la cellula non va più incontro a morte, ma continua a proliferare in maniera incontrollata, appunto dando forma alle cellule tumorali e ai tumori stessi. La terza cosa per cui i mitocondri sono importanti, oltre appunto a produrre l'ATP e a produrre e essere coinvolti nella regolazione e nella produzione di queste specie reattive dell'ossigeno, è che in realtà possono comunicare con gli altri organelli. E questa comunicazione è importante per controllare appunto la proliferazione, la capacità di queste cellule di autoeliminarsi.
Gli organelli possono comunicare e cooperare tra di loro per svolgere determinate funzioni, così come avviene a livello di individui che si riuniscono in gruppi per formare e svolgere delle funzioni specifiche. Anche gli organi del nostro corpo sono costituiti da cellule di tipi diversi che sottendono determinata funzione. E a livello più microscopico, all'interno subcellulare, all'interno delle cellule, i mitocondri e gli altri organelli collaborano per svolgere determinate funzioni che sono importanti. Quindi i mitocondri, come si dice in questo periodo, sono social, non sono isolati come abbiamo visto in quella cellula iniziale in cui c'erano tutti gli organelli separati uno dall'altro. Ma in realtà possono interagire con diversi organelli e, come vedete, possono svolgere determinate funzioni in collaborazione con altri organelli. Vedete, per esempio, possono legarsi al reticolo endoplasmatico che va a regolare funzioni come il trasporto dei lipidi o la formazione, la sintesi dei lipidi, il trasporto di ioni tra questi due organelli. La capacità di replicare i mitocondri, la capacità di dividersi. Poi ci sono altre funzioni che invece vengono svolte da collaborazioni tra i lisosomi e i mitocondri, come vedete per esempio il trasporto degli aminoacidi, vedete, o gli endosomi. Insomma, ci sono diversi rapporti tra questi organelli e diverse funzioni che vengono svolte proprio in collaborazione. E vengono svolte dove? In zone di contatto, vedete, questa è la membrana dei mitocondri, e questa è la membrana del reticolo. Vedete un lipide che sicuramente avete studiato, che è la fosfatidilserina, viene sintetizzata proprio grazie a questa vicinanza, a questi punti di contatto che ci sono tra questi due organelli. Quindi c'è tutta una serie di proteine che sono coinvolte nel permettere a questi organelli di stare vicini, di essere in contatto. E in queste zone di contatto vengono svolte proprio queste funzioni specifiche. Allora, questo è quello vi ho presentato i mitocondri perché sono la prima parte del primo protagonista di questa storia che vi sto raccontando oggi, di questa lezione. In particolare dobbiamo tenere presente sia la loro capacità di produrre energia, sia la loro capacità appunto di interagire con altri organelli. L'altro protagonista è il signaling di Wnt. Il signaling di Wnt è un signaling che è molto importante, è molto studiato specialmente nella biologia dello sviluppo perché è importante per la formazione di determinati organi durante lo sviluppo embrionale. Ma la cosa importante è che generalmente questo signaling viene down regolato, viene ridotto nelle cellule che si differenziano nelle cellule differenziate. Questo perché? Perché questa via di segnale, che non è altro che una serie di cascate di reazioni una successiva all'altra, che poi portano all'attivazione di determinati geni, alla trascrizione di determinati geni, che sono importanti per la proliferazione delle cellule, ovviamente va controllata per poter evitare che la cellula proliferi in maniera incontrollata. Come potete facilmente immaginare, questa via invece viene riattivata molte volte in cellule tumorali, perché questo gli dà un vantaggio da un punto di vista proliferativo. Ok? Quindi questo spiega l'importanza di studiare questa via di segnale non solo nello studio dello sviluppo embrionale, dove ha il suo ruolo fisiologico, ma anche nello studio dei tumori, perché questa è una via che è molto attiva in diversi tipi di tumori, come vedremo a breve. Non voglio che vi ricordiate in dettaglio tutti questi passaggi, ma vorrei farvi capire che generalmente questa via è inattiva, perché questa via ha tutta una serie di recettori, vedete, che normalmente sono bloccati perché non c'è un ligando, non c'è una proteina che si può legare a questi recettori, e non comunica niente all'interno delle cellule.
All'interno delle cellule cosa c'è? C'è un sistema, questo destruction complex, che è un complesso molto grande, costituito da diverse proteine, che generalmente ha il compito di tenere a bada quello che è l'effettore finale di questa via, che è questa, vedete, questa proteina qui, che si chiama beta catenina. Questa beta catenina generalmente viene fosforilata, viene bloccata, modificata da questo destruction complex e viene degradata. Quindi può andare a svolgere la sua funzione all'interno del nucleo, che è quella di attivare la trascrizione di determinati geni importanti per la proliferazione. Quando questa via invece diventa attiva, ci sono dei liganti che vanno ad attivare il recettore, e questo recettore comunica all'interno delle cellule, in modo molto semplificato, di non bloccare più la beta catenina, di non degradarla più. A questo punto la beta catenina non più degradata e viene stabilizzata e può entrare nel nucleo ad attivare dei geni che sono importanti per controllare e regolare la proliferazione. Prima vi ho fatto vedere come le cellule tumorali abbiano determinate caratteristiche. Qui vi faccio vedere alcune di queste caratteristiche, che come potete vedere non sono poche, che sono collegate alla funzione di Wnt, cioè Wnt è responsabile, questa via di segnale è responsabile di alcune di queste vie che portano poi alla proliferazione alla formazione di cellule tumorali. E come vedete, una di queste è appunto la capacità di alterare il metabolismo delle cellule tumorali. Come vi dicevo, Wnt è molto modificato in diversi tipi cellulari, in diversi tumori, tipi di tumori. Ok? Qui vi faccio vedere la stessa immagine che vi ho fatto vedere prima e potete vedere come alcuni dei protagonisti sono mutati con una determinata percentuale in diversi tipi di tumori, che possono essere il melanoma, vedete il tumore del colon retto, il tumore del seno o il tumore del dotto pancreatico. Vedete, vi faccio per esempio questo gene APC, vedete questa proteina. È mutata, quindi non funziona nella quasi 50% dei tumori del colon retto. Quindi capite come questo il controllo e la possibilità di regolare questa via nei tumori diventa una cosa molto importante. E questo lo vedete anche dal fatto che questi sono alcuni, non tutti, dei clinical trial. Ognuno di questi numeri corrisponde a un clinical trial verso un determinato tipo di tumore. Qui vi fa vedere anche la fase. I clinical trial hanno delle fasi una successiva all'altra, la fase 1 e la fase iniziale, e poi si arriva fino alla fase 3, se non mi ricordo male, ma fondamentalmente quello che ci interessa è che ciascuno di questi clinical trial per diversi tipi di tumori va a colpire, a targettare un determinato componente della via di Wnt. Ok? Quindi in questo caso possiamo vedere come in realtà la ricerca oncologica sta cercando in qualche modo di poter ridurre questo signaling, queste vie di segnale, questa cascata di reazioni una successiva all'altra che portano all'attivazione dei geni importanti per la proliferazione delle cellule. Ma quello che ci interessa in particolare oggi è che Wnt può anche regolare e controllare il metabolismo cellulare. E una volta che è attivato, neanche a farlo apposta, come si dice, va a bloccare la respirazione mitocondriale e può favorire la formazione di questa via che è nel citosol, che è la glicolisi, che studierete in biochimica 2, e che è una via molto veloce per poter produrre energia, produce ATP, non con la stessa efficienza della respirazione cellulare che avviene nei mitocondri, ma produce ATP in una possibilità molto, con una velocità molto elevata. E quindi è un vantaggio per le cellule tumorali che possono produrre questa moneta energetica molto velocemente e soprattutto anche in assenza di ossigeno. Quindi in realtà permette anche alle cellule di vivere in condizioni di ipossia, che è una delle caratteristiche delle cellule tumorali. Quindi, quando ho cominciato la mia ricerca, ho cercato di mettere insieme queste due cose. Quindi, da un lato, la capacità del mitocondrio di poter regolare il metabolismo all'interno delle cellule e la possibilità di poter regolare e modulare la funzionalità di Wnt nelle cellule tumorali. E quindi mi sono chiesto se fosse stato possibile
modulare la funzionalità di Wint non andando a colpire direttamente i membri della via di Wnt, ma regolando il metabolismo mitocondriale. Ok? Alla fine della presentazione vi capirete il perché soprattutto di questo, ma adesso concentriamoci su questo concetto. Allora, che cosa ho fatto? Vi faccio vedere anche qualche dettaglio sperimentale che può servirvi e che farvi capire anche in futuro come si possono affrontare determinati problemi. Allora, io ho delle cellule in cui voglio vedere se posso regolare o meno una determinata via di segnale. Come posso fare? Mi serve un qualcosa che mi faccia da reporter all'interno delle cellule per vedere se la via è attiva o non attiva. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo inserito all'interno di queste cellule un plasmide, un DNA circolare, che avesse il gene per una luciferasi sotto controllo dei promotori di Wnt. Cosa vuol dire? Vuol dire che in queste cellule, quando Wnt è attivato, la beta catenina è in grado di attivare questi promotori e viene prodotta questa luciferasi, che tra poco vedremo che cosa fare. Ok? Quando Wnt invece non è attiva, questa luciferasi non viene prodotta e quindi non ho l'effetto del gene reporter. Questa luciferasi, in presenza di ossigeno e del suo substrato, che è questa luciferina, così come avviene nelle lucciole, le avrete viste sicuramente nella vostra vita, catalizza questa reazione di formazione della oxiluciferina che, quando decade, ritorna a luciferina, libera luce. Okay? Quindi noi possiamo misurare questa luce che viene prodotta. E questo è il nostro segnale che il Wnt è attivato. Questa via di segnale Wnt è attivata. Questo lo facciamo in tante cellule, che ovviamente facciamo su delle piastre per colture cellulari, e poi possiamo andare a misurare attraverso un luminometro la produzione di questa luce e misurare questa luce rispetto a un campione di controllo. Ok? Questo tipo di esperimento e queste cellule in cui all'interno ho messo questo gene reporter, noi l'abbiamo fatto in cellule in cui, adesso questa diapositiva è un po' complicata, ma quello che vi interessa è che questa è la catena respiratoria che abbiamo visto prima. Noi abbiamo usato diversi composti che potevano bloccare la funzionalità dei vari complessi della catena respiratoria. In altre parole, abbiamo cercato di bloccare la sintesi di ATP, ma non in modo definitivo, perché sennò la cellula sarebbe morta. L'abbiamo fatto con delle concentrazioni che inibissero questo processo, ma non uccidessero completamente la cellula, perché volevamo vedere se questo era in grado di modulare la funzionalità del Wnt. E quello che abbiamo potuto osservare è che rispetto al nostro campione che non era stato trattato con niente, vedete come tutte queste sostanze sono in grado di ridurre la produzione di luce che quel gene reporter che abbiamo messo dentro queste cellule riesce a produrre. Quindi in qualche modo abbiamo misurato che questa via di segnale, quando noi andiamo a bloccare la funzionalità del mitocondrio, è ridotta. Ok? E questo l'abbiamo fatto non solo su delle cellule, ma l'abbiamo fatto anche su degli organismi interi, come si dice in gergo, in vivo. E per fare questo abbiamo utilizzato questo pesciolino che si chiama zebrafish, come potete vedere, si chiama zebrafish perché ha tutte queste righe, perché ricordano un po' le zebre, ma questo pesciolino ha una caratteristica fondamentale. La caratteristica è che nel suo stato embrionale è completamente trasparente. Quindi voi potete seguire il suo sviluppo embrionale completamente guardandolo sotto il microscopio. Vedete, in 36 ore si forma il pesciolino completamente. Ma la cosa importante è che questo pesciolino ci permette di vederlo al microscopio anche misurando queste vie di segnale in vivo nelle cellule direttamente. E quello che è stato fatto è stato di creare dei pesciolini che, vedete qui che questo è il pesciolino che abbiamo visto. Questo pesciolino è stato modificato e si modifica molto facilmente, geneticamente, inserendo all'interno un reporter, come abbiamo visto per le cellule, che in questo caso però attiva una proteina fluorescente, la GFP. Ok? Quindi e nel pesciolino in tutte le cellule del pesciolino dove il Wnt è attivo, praticamente
praticamente possiamo osservare, mettendolo sotto microscopio a fluorescenza, la fluorescenza. Vedete, nella testa generalmente c'è la produzione di questo Wnt e nella coda il Wnt viene molto attivato. E qui abbiamo potuto osservare che quando siamo andati a bloccare in qualche modo, a dar fastidio ai mitocondri, a ridurre la loro capacità di produrre questo ATP, quello che abbiamo osservato è stato che la fluorescenza di questi pesciolini era più bassa. Okay? Quindi la via del signaling del Wnt era ridotta. Okay? E in totale, che cosa siamo riusciti a dimostrare? Siamo riusciti a dimostrare per la prima volta che, come vi ho detto all'inizio, Wnt era in grado di modulare la funzionalità del mitocondrio, ma nessuno aveva mai dimostrato che il mitocondrio potesse controllare a sua volta Wnt. Okay? E questo l'abbiamo fatto dimostrando questo asse, questa via che esiste tra il mitocondrio e Wnt, che passa anche attraverso punti di contatto che ci sono tra i mitocondri e il reticolo endoplasmatico. Ok? Perché una delle cose importanti è che appunto questo che fa questo ATP prodotto all'interno dei mitocondri è di regolare la capacità del reticolo endoplasmatico di essere un deposito per il calcio. Quando andiamo a modificare questa capacità, succede tutta una cascata di eventi che poi alla fine riduce il Wnt. Riduce i Wnt, i target del Wnt, riduce la proliferazione, riduce la migrazione. Quindi siamo andati a colpire due, tre delle caratteristiche fondamentali delle cellule tumorali: la proliferazione, l'adattamento metabolico e la capacità di migrare. Okay? Quindi siamo andati, possiamo in questo, sfruttando questo asse, regolare la capacità di queste cellule di proliferare. Quindi, cosa abbiamo dimostrato? Che quando abbiamo uno stato metabolico della cellula, cioè quando la cellula è in condizioni normali e la cellula produce una determinata quantità di ATP, che è normale, quella necessaria alla cellula, che ci permette di bilanciare il calcio, lo ione calcio all'interno del reticolo in maniera corretta, e a questo punto la via di segnale di Wnt è attiva, vedete? E questo ci dà la possibilità, dà alla cellula la possibilità di proliferare, dà una comunicazione di proliferare. Se noi riusciamo a compromettere questo stato in maniera anche non letale, perché se no andremo a uccidere tutte le cellule, ma possiamo indebolire queste cellule che stanno proliferando in maniera incontrollata, andiamo ad abbassare questo ATP prodotto, andiamo a ridurre questa capacità della cellula di regolare il calcio. A quel punto andiamo a bloccare i target del Wnt. E quindi andiamo a ridurre la proliferazione. Okay? Quindi in questo modo, andando a regolare la funzionalità dei mitocondri e dei suoi contatti, della sua vita sociale, diciamo, all'interno della cellula, noi possiamo in questo modo controllare la proliferazione delle cellule tumorali. Questo l'abbiamo fatto anche su cellule tumorali. E perché questo è importante con la dieta? Perché noi abbiamo visto che c'è. Siamo riusciti a creare un piccolo, si chiama modellino genetico, cioè un pesciolino che ha una modificazione genetica che abbiamo introdotto noi, che mima la capacità e gli effetti di questi composti che abbiamo visto prima. Okay? Senza scendere nei dettagli, questi due pesciolini che vedete molto più brutti rispetto al pesciolino iniziale, cosa hanno di particolare? Hanno una ridotta capacità di funzionalità di uno dei complessi della catena respiratoria. Okay. Perché ve lo dico questo? Perché quando a questi pesciolini noi abbiamo dato un integratore, scusate, qua all'inizio abbiamo visto come funziona il Wnt in questi pesciolini, abbiamo visto che anche in questo caso basta togliere qualcosa che toglie funzionalità al complesso terzo e vediamo che, vedete, la fluorescenza diminuisce. Ok? E quindi il Wnt anche abbiamo confermato è ridotto in questi pesciolini. Ma la cosa importante è che quando abbiamo dato a questi pesciolini un integratore alimentare che si usa comunemente, che quasi penso tutti voi avrete prima nella vostra vita preso, che è la creatina, questi pesciolini recuperavano la capacità di la funzionalità mitocondriale e la capacità
di Wint di essere attivo. Okay? Quindi praticamente con un integratore alimentare siamo andati a modulare la capacità di Wint di essere attivato o non attivato all'interno di un pesciolino. Okay? E questo si può trasmettere e anche in un secondo tempo trasportare, traslare, come si dice, sull'uomo. Ok? Nell'ultima parte, adesso negli ultimi 10 minuti di questa lezione, vi voglio fare vedere che non è importante solo la capacità del mitocondrio che vedete qui. Questa è una cellula di melanoma che ci fa all'interno del quale c'è un mitocondrio, vedete, questo è il reticolo. Vedete che ci sono questi punti di contatto dove i due organelli sono molto vicini. Questo è il reticolo endoplasmatico e questo è il mitocondrio. E questi organelli, appunto, sono molto importanti perché questi contatti tra mitocondri e reticolo sono coinvolti, appunto, nella proliferazione, nella metastasi, nella via di segnalazione di queste specie reattive dell'ossigeno che vi dicevo prima, nell'omeostasi energetica, nel metabolismo, quindi sono coinvolti in diverse caratteristiche, in diverse vie che sono importanti per le cellule tumorali. Ok? Quindi cosa ci siamo chiesti? Ci siamo chiesti, ma se noi andiamo in qualche modo a perturbare questo contatto tra questi due organelli, siamo in grado di regolare il Wnt? E quello che abbiamo dimostrato, che abbiamo fatto, è di togliere una di queste proteine. Vedete questa transglutaminasi 2, che adesso non ci interessa cosa fa in generale, ma qui è importante per cosa? Perché fa da ponte tra queste due proteine e permette a questo complesso di tenere vicine le due membrane. Quello che abbiamo visto insieme con i nostri collaboratori, quello che hanno visto i nostri collaboratori, che poi ci è servito per poi andare avanti nei nostri studi, è che quando toglievano questa proteina, togliendo questa proteina, i contatti tra il reticolo e i mitocondri si distruggevano, il numero di contatti diminuiva e questa distanza tra reticolo e mitocondri aumentava. Cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo cercato di capire se togliendo questa proteina avevamo un ridotto signaling di Wnt in vivo per capire se appunto non era solo il metabolismo dei mitocondri, ma anche la loro capacità di vita sociale, se i loro contatti con gli altri organelli era importante per per il controllo del segnale di Wnt. E quello che abbiamo visto è che in cellule dove mancava questa proteina, tutti i geni collegati, diversi geni collegati al Wnt erano ridotti, downregolati, come si dice. E questa downregolazione, questa riduzione del segnale di Wnt, l'abbiamo vista anche in pesciolini in cui abbiamo ridotto l'espressione di questo gene TG2. Okay? Vedete come il pesciolino, questa è la fluorescenza, il pesciolino normale, e questa è la fluorescenza, vedete come diminuisce la fluorescenza quando noi andiamo a modificare questi contatti. E qui vedete come appunto la quantificazione, abbiamo misurato la fluorescenza dei pescioline e l'abbiamo messa in grafico rispetto al controllo. Quindi quello che è importante e quello che vi voglio comunicare con questa serie di esperimenti e che mi piacerebbe che rimanesse nella vostra testa, è che le vie di segnalazione intracellulari, come per esempio il Wnt, sono delle vie che sono molto importanti per la proliferazione cellulare. E questa proliferazione cellulare, questo mancato controllo della proliferazione cellulare, è una delle cause principali della formazione e dello sviluppo dei tumori. Che cosa si sa su questo? Si sa che queste vie di segnale in qualche modo vanno a controllare il metabolismo perché devono poter permettere alle cellule di controllare il loro metabolismo e di controllare la loro capacità di produrre energia, come vedremo tra poco. Ok? Noi abbiamo dimostrato, grazie anche alle ricerche, grazie anche ad AIRC, che è possibile che il metabolismo delle cellule, in particolare il metabolismo mitocondriale, vada a regolare queste vie di segnale
intracellulare in maniera da bloccare o da ridurre la proliferazione cellulare e quindi di ridurre la possibilità dei tumori di crescere e di svilupparsi. Perché è importante tutto questo? È importante perché esistono dei composti che sono in grado di compromettere il metabolismo mitocondriale e che quindi potrebbero essere utilizzati come nuovi composti per ridurre queste vie di segnale e ridurre la proliferazione e lo sviluppo dei tumori. Ok? Ma anche questi composti possono essere utilizzati anche non da soli, ma possono essere utilizzati anche in sinergia con inibitori della via di Wnt e quindi a questo punto avere un effetto molto specifico contro le cellule tumorali e bloccare la loro proliferazione. Ma in questo modo possiamo anche utilizzarle anche insieme a chemioterapici che normalmente vengono utilizzati per questi tipi di tumori e quindi contribuire in maniera sinergica a ridurre in maniera più specifica la proliferazione ed eliminare queste cellule neoplastiche dal nostro corpo. Okay? Quindi questa è la prospettiva terapeutica. In tutto questo si inserisce anche la dieta. Perché i composti in grado di compromettere il metabolismo mitocondriale possono essere anche dei nutrienti. Okay? E quindi attraverso la regolazione dell'alimentazione, della dieta, possiamo regolare la funzionalità mitocondriale all'interno delle cellule e in questo modo, associandola a inibitori specifici di determinate vie di segnale o associandola a determinati chemioterapici, avere un effetto sinergico anche in questo caso per poter eliminare le cellule tumorali. Questo perché è importante? Perché nella regolazione appunto del metabolismo ha un ruolo importante la dieta. Ricordatevi che una cellula tumorale è una cellula che è sfuggita al normale meccanismo di controllo della crescita e che così è in grado di proliferare in maniera incontrollata. Però per poter far questo, le cellule tumorali necessitano di due cose fondamentalmente, di nutrienti e di energia, perché se io devo costruire delle cellule figlie, devo proliferare, devo avere l'energia e i nutrienti necessari per poter costruire le nostre cellule figlie. Quei famosi mattoncini di cui avrete sicuramente parlato in Biochimica 1, che sono appunto aminoacidi per produrre proteine, grassi per produrre le membrane, gli zuccheri per produrre i carboidrati e soprattutto mi serve una fonte di energia, quindi mi servono questi nutrienti per far sì che le cellule producano ATP. Ok? Quindi capite bene che non è una cosa separata, cioè la dieta è inutile, la disponibilità di nutrienti che possono raggiungere le cellule è una delle componenti fondamentali perché queste cellule possano proliferare e senza queste cellule, senza questi mattoncini, senza questi monomeri come avete studiato, non sono in grado di poter dividersi e costruire, appunto, dividersi in cellule figlie e costruire pian piano, formare tumore. L'altra cosa fondamentale che dovete ricordare è che la differenza principale tra le cellule sane e quelle tumorali non è tanto di cosa le cellule tumorali si nutrono, okay? I nutrienti sono le stessi, okay? Perché le cellule tumorali usano gli stessi nutrienti che usano le cellule sane. Ma la differenza fondamentalmente è di come lo assumono dall'ambiente circostante e di come lo utilizzano. Infatti, la differenza è che le cellule sane, di solito, assumono specialmente gli zuccheri, prendiamo il glucosio per esempio, in maniera controllata e regolano in maniera specifica la capacità di assumere il glucosio, cioè di far entrare questo glucosio all'interno delle cellule, sulla base di cosa? Sulla base della reale necessità che ha la cellula in quel momento. Mentre la cellula tumorale deve in qualche modo bloccare tutti, eliminare tutti questi controlli, tutti questi checkpoint che ci sono all'interno della cellula e deve permettere far sì che questi meccanismi di controllo vengano eliminati per far sì che più nutrienti possibili vengano portati all'interno della cellula. Per fare cosa? Per supportare
la crescita incontrollata che questa cellula sta sviluppando. Quindi il messaggio, ovviamente, per quanto riguarda la dieta, è una cosa molto importante. La dieta regola il nostro metabolismo. È ovvio che il mangiare il più variegato possibile e la famosa dieta sana, come si dice, la dieta mediterranea, ovviamente è la dieta migliore perché? Perché alle nostre cellule servono nutrienti di diverso tipo, di diverse tipologie, e quindi la dieta più varia possibile ovviamente dà la possibilità di fornire tutti questi nutrienti. Ovvio che squilibri in un senso o in un altro, quindi in aumento o in riduzione di questo fabbisogno energetico, possono contribuire a patologie, però ancora c'è un dibattito molto elevato, molto fervente nella comunità scientifica tra cosa sia veramente necessario e cosa sia non necessario. Diciamo che ci sono vari studi che dimostrano che determinati tipi di regimi alimentari durante la chemioterapia sono di supporto all'effetto di questa chemioterapia, altri dicono che ce ne devono essere degli altri. Ovviamente tutto questo non si può generalizzare per tutti i tumori, ma bisogna fare un discorso a parte per ogni tipo di tumore. È ovvio che anche le mie ricerche stanno andando in questo senso, ma quello che noi che lavoriamo su questo campo cerchiamo di fare è fondamentalmente cercare in qualche modo di indebolire queste cellule in maniera che quando arrivi il farmaco ti trovi più sensibili, già pronte a subire quel pugno che il broccolo sta dando alla cellula tumorale e che gli permetta in questo modo di eliminarle in maniera definitiva. Io vi lascio alla fine, queste sono tutte le persone, perché ovviamente io non lavoro da solo, ma questo è tutto il mio laboratorio e i collaboratori con cui lavoro. Se vi è interessato quello che vi ho raccontato, ci potete seguire anche nell'account Twitter e vi ringrazio per la vostra attenzione. Bene, grazie per questa interessante, diciamo, lezione. E se ci sono domande, ragazzi, pure. Io, Luigi, sono Monica. Vorrei chiederti una cosa. Durante la tua lezione, per rompere già un po' il ghiaccio, parto io. Due cose. Tu citavi questi composti in grado di compromettere il metabolismo mitocondriale. Certo. Hai fatto l'esempio della creatinina, giusto? Della creatina, scusami. Creatina, sì. Sì. Quali altre molecole abbiamo evidenza di questo di origine qui naturale o che assumiamo con la dieta? Questa era la mia prima domanda. E la seconda, sia nel caso degli inibitori di WNT che anche di questi composti, qual è la loro selettività? Perché uno dei problemi delle terapie antitumorali è il fatto che siano il più possibile selettivi sulle cellule tumorali e appunto evitando effetti tossici sulle cellule sane. E mi chiedevo, appunto, avendo questi target, che sono dei target generali, e fisiologici che dobbiamo comunque continuare a far funzionare anche nelle cellule sane, mi chiedevo come questi composti possano essere selettivi. Allora, Se sono, ecco. sì. Allora, per quanto riguarda i composti che sono in grado di naturali, ce ne sono diversi. In particolare le mie conoscenze sono a livello di chemioterapici che vengono già utilizzati. E faccio l'esempio della metformina, per esempio, che è uno dei chemioterapici che viene utilizzato di più e che è un inibitore del complesso primo della catena respiratoria. Ora, il concetto che c'è è proprio quello che dicevo alla fine, cioè noi non possiamo pensare di eliminare le cellule tumorali andando a colpire completamente il metabolismo, ok? Perché questo è una cosa che viene fatta da tutte le cellule del nostro corpo e quindi a quel punto dovresti fare una cosa generalizzata. Quello che è importante è fare in modo che questo effetto sia specifico per le cellule tumorali, perché? Perché se io gli do delle concentrazioni che non sono tossiche, diciamo,
A quel punto è vero che vado a un po' sensibilizzare tutte le cellule, però quando io in quel modo io gli aggiungo il chemioterapico o vado a utilizzare un inibitore per esempio della via di Wnt in questo caso, solo le cellule che sono in attiva proliferazione e hanno il Wnt attivo saranno sensibili a quell'altro trattamento. Quindi la sinergia tra questi due effetti porta alla specificità verso i nostri composti. Ok, grazie. Verso l'effetto. Sì, grazie. Invece, buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno, sono Vladimir Bresciani. Allora, io avevo una domanda sull'ultima cosa che ha detto, la differenza tra le cellule sane e le cellule tumorali, che essenzialmente la differenza non sono il tipo di nutrienti, ma il modo in cui li assumono. Ecco, allora, un trattamento non potrebbe essere anche andare essenzialmente contro l'assumere cibo, quindi fare dei mini periodi di digiuno, in quanto le cellule sane avrebbero più ATP di riserva, perché la metabolizzano con lo stress in modo ossidativo, con la glicolisi aerobia e non l'anaerobia. Allora, diciamo che una delle teorie che c'è adesso è, ci sono un paio di studi, diversi studi, che associano il digiuno, specialmente il digiuno intermittente, durante i periodi di chemioterapia, ok? E quindi questa è una delle cose che generalmente si fa, è che appunto andando a fare la mancanza di nutrienti va a modificare questo meccanismo, è un po' in linea con quello che stiamo pensando di fare, quello che suggerivo di fare io. Bisogna non dimenticare una cosa però, è che è vero che noi possiamo dire digiuniamo e quindi la cellula non ha il metabolismo, ma è vero che abbiamo quelle cellule tumorali nel caso di un paziente oncologico, però c'è anche da considerare che il paziente oncologico ha tutte le altre cellule che devono funzionare. E quindi se noi andiamo a togliere dappertutto, quando noi digiuniamo andiamo a togliere a tutto, e quindi bisogna essere molto attenti a fare questo tipo di discorsi. Okay? Quindi è vero che da un certo punto di vista possiamo fare questo. L'altra cosa che si può fare, che non ho detto nel dettaglio, ma che si può fare collegata a questo, è che per esempio le cellule tumorali assumono molto più glucosio delle cellule sane, okay? Il glucosio entra all'interno delle cellule attraverso dei trasportatori che penso avete visto anche sicuramente con la professoressa Bellini, comunque sulle membrane ci sono questi trasportatori che lo portano all'interno e che sono molto più numerosi nelle cellule tumorali rispetto alle cellule sane. Ecco, per esempio, andando a inibire questo trasporto possiamo in qualche modo in parte regolare l'assunzione del glucosio e quindi in qualche modo controbilanciare quello che dicevamo prima. Perfetto, grazie mille. Prego. Diminuiamo i carboidrati quindi nell'assunzione in questi casi. Esatto. Ci sono altre domande, ragazzi? Sì, ma anche qui, in questo caso, che si è parlato abbiamo parlato, no, di zuccheri alla fine, quindi cioè, in questo caso si intende soprattutto zuccheri semplici oppure quindi discorso anche del famoso picco glicemico, cose del genere, oppure che si intende in generale i carboidrati? Quella era una domanda, cioè alla fine in questo senso entra la distinzione oppure si intende i carboidrati in generale? Allora, in realtà non parliamo solo di carboidrati. Il glucosio è l'esempio più semplice che di solito viene fatto, perché una delle caratteristiche tipiche delle cellule tumorali è quella di aumentare questa via che studierete in biochimica 2, che è la glicolisi, okay, rispetto alla respirazione cellulare. E quindi la glicolisi comincia col glucosio e quindi a quel punto, ovviamente, di solito l'esempio che si fa molto spesso, eccetera. Però non sono solo i carboidrati e non solo i carboidrati semplici, ma anche i carboidrati complessi. Ma faccio un esempio: un amminoacido come la glutammina, ok, è un altro che poi anche quella, come vedrete, può rientrare nelle vie metaboliche e costituire una delle basi per la formazione di energia e per la produzione di energia. Anche la glutammina sembra essere coinvolta in questo tipo di processi, quindi in realtà non è un qualcosa che è collegato solo a un determinato tipo di molecole, diciamo, di macromolecole, ma in realtà riguarda un po' tutte le macromolecole, quindi anche i lipidi, in realtà la mancanza di determinati lipidi può causare anche quello di differenze nel metabolismo all'interno delle cellule. Quindi
non è un qualcosa di collegato solo ai carboidrati o alle proteine o solo ai lipidi, ma è una cosa più generalizzata su, in generale, la nutrizione nel suo complesso, diciamo. Ecco, questo è che dobbiamo tenere presente. Insomma, quindi in questo senso la ricerca cioè, sta facendo, insomma, ha bisogno ancora di molti step da fare, perché insomma la sicurezza non si avrà mai sicuramente, però comunque c'è ancora alla fine incertezza, no, su dal punto di vista alimentare connesso con i tumori. Insomma, se effettivamente esistono molti punti di vista, da un lato è positivo, perché comunque si tengono aperte molte vie, però vuol dire che comunque c'è ancora dell'incertezza da come intuisco, insomma. Allora, diciamo che questo si è studiato la ricerca oncologica per diversi tempi è stata molto focalizzata sull'individuare dei target e delle molecole specifiche che andavano a colpire determinati target all'interno delle cellule, ok? Quindi c'erano queste vie, faccio l'esempio P53, adesso WIT, eccetera. Sono vie molto conosciute che ovviamente sono state studiate a lungo e sono state utilizzate molto per queste ricerche per cercare di ottenere l'effetto primario di eliminare le cellule tumorali, ok? Quello che negli ultimi anni, e il mio progetto AIR che lo dimostra, ma questo ve lo può dire anche Elisa, mi pare che ci siano due progetti, se non mi ricordo male, tra tutti i progetti AIR che sono collegati tra nutrizione e cancro in qualche modo, che mettono in correlazione queste due cose. Quindi ci sono ancora pochi studi che hanno fatto questo step avanti, anche perché dovete considerare che i tumori a oggi, mentre prima si studiava il tumore come singola entità, ormai abbiamo capito che il tumore all'interno di un organismo è in realtà una cosa molto più complessa, che ha dei contatti con l'ambiente esterno, che ha dei contatti con la formazione, per esempio, con l'angiogenesi, con la formazione dei vasi sanguigni, che ha contatti col sistema immunitario, che ha cellule staminali che ci sono all'interno, okay? Che si comportano e reagiscono e hanno un metabolismo completamente diverso rispetto alle cellule normali. Quindi, in realtà, adesso la ricerca oncologica si è più allargata a una visione più sistemica, se posso usare questo termine, del tumore, e non più focalizzata sulla cellula tumorale di per sé, che era quello che si faceva fino a un po' di tempo fa, insomma, non tantissimo tempo fa. Quindi in questo contesto ovviamente anche la disponibilità di nutrienti, la capacità della cellula tumorale di essere in un determinato contesto, ovviamente diventa importante. Le faccio un esempio. Ci sono alcuni studi che dicono che bisogna ridurre la capacità delle cellule tumorali di produrre vasi sanguigni per portarsi nutrienti, ok? Quindi ci sono degli studi che cercano di bloccare l'angiogenesi, ok? Ma dall'altra parte ce ne sono degli altri che dicono che l'angiogenesi è importante, perché se non arrivano i vasi non arrivano i chemioterapici, ok? Quindi in quel caso non puoi eliminare le cellule tumorali. Quindi è sempre un bilanciamento tra funzioni diverse, ma cercare di poter ottenere il risultato finale, che è eliminare la cellula tumorale. Però a oggi quello che si fa è cercare di farlo a 360 gradi, non più focalizzato sulla cellula di per sé. Sì, la ringrazio. Prego. C'è Elisa Gavascioli. Prego Elisa, ho visto che hai alzato la mano. Vede che non sente. Certo che c'è ancora tanto da fare, accidenti. La selettività credo sia una cosa più importante da studiare in questo momento. Sì. Scusi, posso fare una domanda? Più che altro perché penso di essermi perso un piccolo passaggio per tutta la connessione. Aspetti che accendo anche la telecamera. Okay. Volevo farle questa domanda qua. Ma si è detto all'inizio che i mitocondri vengono in certo senso inibiti nel momento in cui inizia praticamente il processo per cui la cellula diventa poi una cellula tumorale, giusto? Quindi il trattamento che riguarda poi l'inattivazione del WIT con
anche la, in un certo senso, la modifica del, del non la modifica, la la parola, scusa un attimo, la regolazione comunque del metabolismo mitocondriale praticamente è un processo, diciamo così, una specie di circolo vizioso che si va a creare, cioè il WIT che deve essere inattivato per permettere al mitocondrio di poi subire una modificazione a livello del metabolismo per poi riuscire a ristabilire, come dire, un normale o comunque una regolata proliferazione cellulare, giusto? Quindi è tutta una specie di... Okay. Beh, allora, una cosa che molte volte mi chiedono e molte volte discuto, allora, si sa, anche perché viene spesso detto che le cellule tumorali sviluppano quello che si chiama la glicolisi aerobia, ok? Quindi fanno questa glicolisi molto spinta che... allora uno dice, ma la glicolisi non avviene nei mitocondri, quindi perché vai a inibire la respirazione che dovrebbe essere ridotta e c'è quest'altra via che invece è molto attiva, ok? In realtà, però, le ricerche ci hanno dimostrato che i mitocondri, anche se vengono bloccati da WNT o comunque vengono ridotti nella loro capacità di produrre ATP, comunque diventano, sono fondamentali perché questi organelli, quando sono comunque colpiti da qualcosa, anche in cellule che teoricamente basano il loro metabolismo su altre vie, comunque inducono un fenotipo e diventano un target che permette di ottenere l'eliminazione della cellula tumorale. Okay? Io ho studiato per diversi anni dei canali ionici che sono sui mitocondri e abbiamo sviluppato un composto che andava a colpire uno di questi canali. Uno dice, ma il mitocondrio non funziona in queste cellule, cosa te ne fai di questo composto che va a colpire i mitocondri? Eppure, andando a colpire i mitocondri, noi producevamo un aumento di quelle specie reattive dell'ossigeno tale che la cellula tumorale moriva. Okay? E moriva in modo specifico. Quindi in realtà siamo andati a colpire qualcosa che teoricamente non c'era e che non serviva, e ma poi ha dato un risultato finale. Ma questo perché comunque, ora chiedo, perché comunque penso in generale il mitocondrio mantiene tutte le sue funzioni, perché ovviamente non funge solo da centrale energetica, ma anche da riserva di calcio e anche... Esatto. La cosa importante è che quando si va a modificare qualcosa all'interno di una cellula, questo dovete pensare che va sempre a modificare qualcos'altro. Molte volte, se io tolgo una cosa, non è come bloccarla, ok? Perché? Perché quando io tolgo un qualcosa, la cellula si abitua a non avere più quella cosa lì e cerca di compensare la funzione di quella cosa che manca. Quando io blocco qualcosa che normalmente sta funzionando, ok, e a un certo punto ho un effetto. Le faccio l'esempio con una macchina. Se lei ha una macchina, toglie la ruota, la ruota, in qualche modo può mettersi su e andare via con tre ruote, ok? Si mette a posto. Ma se sta correndo e le si buca la ruota, lei va fuori strada, ok? Ma anche questo anche nell'organismo umano per alcune cose esatto. Così. Quindi anche una cosa che sembra essere lì e potenzialmente sostituibile perché ovviamente è bloccata da vie di altro genere e sostituita da altre cose, in realtà comunque sta facendo una funzione che una volta bloccata dà una segnalazione all'interno della cellula, appunto questi contatti, questi rapporti tra il mitocondrio e il reticolo, per esempio, sono importanti per questa segnalazione che c'è a valle. Ok, grazie mille. Spero di aver risposto alla sua domanda. Sì, sì, sì. Prima mi ho perso appunto la parte dell'interazione tra mitocondri e... No, perfetto. Ok, grazie. Vedo altre mani alzate, Gaia, Fabretti. Sì, se posso, volevo fare... Una domanda, ma non sarebbe possibile fare in modo che il nostro sistema immunitario riconosca quelle cellule che possiedono questa via appunto di segnalazione modificata? Allora, la via si modifica principalmente all'interno della cellula, ok? Quindi okay. È difficile, non è che cambiano i recettori all'esterno, ok? Quindi la via si attiva all'interno delle cellule, quindi è difficile poter fargli capire, non è un qualcosa che viene espresso al di fuori o in qualche modo tipo una molecola che può essere, che ne so, un antigene che viene esposto all'esterno, ok? Quindi a quel punto diventa difficile poter far riconoscere le cellule specificamente quelle.
Ok, grazie. Prego. Vedo nella chat, Luigi, una domanda. Io non vedo la chat, aspetta che vedo se riesco ad aprirla. Se volete ve la leggo. Eccola qua. Quella di Gloria, giusto? Sì. Ok. La giornata a scopo preventivo, oltre ai classici stile di vita e alimentazione sana, ci sono altri completamente consigliabili che si possono attuare? No. Purtroppo no. Purtroppo no. L'alimentazione corretta e varia e la vita attiva, ovviamente, perché ovviamente tutti i fattori come l'obesità, la sedentarietà, eccetera, sono tutti fattori che non sono negativi solo per il cancro, ma ci sono un sacco di altre patologie come le patologie cardiovascolari che sono collegate a questo. Quindi ad oggi l'unica cosa che si può fare a livello di prevenzione, no, non ho un alimento da dire non mangiate broccoli che non vi viene niente, ok? Questo non si può dire, ok? Anzi, mangiateli che sono buoni e fanno bene. Ma i cinque colori della salute, come si dice molte volte, anche con AIEC ogni tanto abbiamo fatto questi discorsi, ci sono tweet sui colori della salute. Ma l'alimentazione varia, secondo me, è una vita attiva, per quanto la vita ce lo permetta, perché poi voi siete attivi finché siete giovani, poi man mano che si lavora si sta sempre più seduti a una scrivania e poi con la pandemia la sedentarietà davanti a uno schermo è aumentata in maniera esponenziale per diverse ore al giorno. Questo è, secondo me, l'unica cosa che in maniera preventiva uno può fare, ovviamente. Ecco, ovviamente il fumo, l'alcol, quelle cose lì sono tutte cose che si sa che se uno evita è meglio, insomma, però non si può dire che oggi c'è una cosa da un punto di vista dell'alimentazione che si può fare direttamente. Perfetto, grazie mille. Sì. Prego. Elisa. C'è anche Gaia Fabretti, vedo che ha una mano alzata. Non so se... Ah no, scusate, era per la domanda di prima. Ok. Era Elisa, avevi solo la mano alzata, non l'avevi tolta, oppure vuoi fare una domanda? Sì, scusatemi, l'ho messa per sbaglio. Una cosa, Luigi, la temperatura. Allora, se la alziamo, la velocità delle reazioni aumenta, come sappiamo, diminuiamo, diminuisce. Non ci sono esperimenti a riguardo che differenzino, diciamo, un certo tipo di target. Devo dirti la verità che non ho mai approfondito questa cosa. Penso che comunque ci sia qualcosa che è collegato anche a quello, ovviamente, perché certo che la velocità di reazione ovviamente aiuta. Mi pare che ci sia qualche studio sull'abbassamento della temperatura durante il trattamento che aiuta, però... Non sono totalmente informato su questo. No, mi chiedevo così, io dicevo magari, non lo so. Va bene, ci sono altre domande, ragazzi? Sì, mi è sorto un altro un piccolo dubbio, se posso provare a chiarirlo. Ma a lungo andare i trattamenti che riguardano l'inibizione della WIA-WIT, così, sull'organismo, che effetti possono avere se si sa già qualcosa? Magari appunto riguardo queste cavie, che abbiamo parlato prima di queste larve di pesce. Allora, il WINT è una via che viene ovviamente attivata molto sullo sviluppo, ok? Quindi durante lo sviluppo embrionale è una delle vie principali che viene attivata anche molto velocemente. E l'altra, le altre funzioni che ha sull'organismo adulto sono molte volte collegate a tessuti dove c'è un'alta proliferazione, faccio per esempio le nicchie nell'intestino, per esempio, dove vengono prodotte continuamente le cellule epiteliali dell'intestino. È ovvio che questo tipo di trattamento non può essere un trattamento a lungo termine, okay? Questi devono essere trattamenti mirati che vanno ad agire su determinati target per un periodo molto breve e non possiamo bloccarla dappertutto, perché ovviamente sennò comincia a diventare una cosa molto... molto specifica. Faccia conto che comunque le cellule tumorali proliferano e hanno una capacità molto più elevata delle altre, quindi questo comunque è un effetto. Sì, vengono particolarmente colpite loro. Ok, grazie. Prego.
Vedo che Lisa ha messo un Sì, esatto, a supporto di quanto diceva Luigi poco fa a proposito di fattori di rischio modificabili. Questa è una guida veloce, anche carina. È una cosa che abbiamo fatto su Instagram con le vignette che può essere utile per avere una comprensione immediata del problema e di solito rimane anche in mente perché appunto ci sono delle vignette simpatiche, per cui magari buttate un occhio. Potete copiarvela, ragazzi, così poi ve la andate a vedere, ok? Se vi interessa, naturalmente. Tanto ormai loro con Instagram sono super bravi. Infatti. Ok. Ci sono altre domande? Sì, buongiorno, io ne avrei una. Prego, Prego. Salve, sostanzialmente si è parlato fino adesso anche di come carboidrati e proteine contribuiscano allo sviluppo appunto delle cellule trasformate. Ma chiaramente, questo qua è un piccolo chiarimento, no? Cioè, per quanto riguarda un organismo invece sano, ossia in cui le cellule trasformate vengono intercettate e distrutte, comunque una dieta con proteine e carboidrati molto elevati costituisce un fattore di rischio? Oppure no, solamente nel momento in cui si va a curare un tumore bisogna badare a questi due aspetti? Allora, io vorrei fare una precisazione su quello che ha detto lei. Non è che mangiando carboidrati e proteine favoriamo la formazione di cellule tumorali, ok? Questo è, mi raccomando, Ok, sì, infatti, perché hanno una questo base genetica, no. in primo Ok, luogo. no, ma in generale la base genetica, cioè quello che le cellule tumorali fondamentalmente mangiano le stesse cose delle cellule sane, ok? Perché sono delle cellule come le altre. Quindi la cosa importante è che questi nutrienti vengono utilizzati da queste cellule come vengono utilizzati dagli altri, in alcuni casi attivando delle vie metaboliche diverse e utilizzandone una quantità maggiore rispetto a quelle che viene forse utilizzata per cellule che sono differenziate e stanno lì tranquille, tranquille e non devono proliferare, ok? Quindi questo fondamentalmente. Come dicevo prima, gli eccessi di solito sono un qualcosa che porta a squilibri a livello dell'organismo intero. Okay? Questo non ci sono evidenze dirette sul cancro, ma ce ne sono su diversi tipi di patologie e possiamo, io non sono un nutrizionista, però fondamentalmente una dieta bilanciata nella sua quantità e non sbilanciata verso un determinato tipo di alimento piuttosto che un altro è sicuramente da preferire rispetto a una dieta che privilegia un tipo piuttosto che l'altro. Però questo non è che sia stato studiato, collegato alla formazione di tumori o che dia fattori di rischio diversi, eccetera. Questo mi raccomando, non pensiamo e non colleghiamo le due cose perché sarebbe un errore, che se no poi uno dice: ma io non mangio più niente perché sennò mi vengono i tumori. Sì, beh, chiaro. No, 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 Ci mancherebbe. questo no, perché lei capisce, insomma, nel senso siamo qua, però molte volte questo tipo di, anche in dibattiti che ci sono stati su questo tipo di argomenti, è molto facile generalizzare e molte volte si cade nell'errore di dire: ma allora non mangio più carboidrati perché gli zuccheri servono alle cellule che sennò proliferano in maniera incontrollata, eccetera. Quello che noi stiamo studiando sono situazioni molto limitate nel tempo, quindi limitate a trattamenti specifici. È come se uno facesse una cura, per esempio, ok? Lei non si prende un antibiotico per 10 mesi, perché se no l'antibiotico non le serve a niente, lo prende per 7 giorni e per quei 7 giorni. Quindi il nostro Sì. obiettivo è quello di arrivare a dei protocolli, sarebbe il caso, specifici da associare a determinati trattamenti per avere un effetto migliore, ma relativo a quello, non alla totalità della vita, nel senso. La prevenzione la si fa, come dicevo prima, sulla varietà, con l'attività fisica, eccetera. È ovvio, ovviamente poi ci sono delle fasi, adesso le faccio una battuta che dicevano i nonni una volta: il bambino è piccolo, deve crescere e bisogna farlo mangiare, ok? Quindi And that's it. eccetera. Io è meglio che smetta di mangiare, perché se no se continuo a crescere non entro più nel mondo. Cioè, capito? Quindi questo è il concetto, nel senso ci sono delle fasi della vita in cui determinati apporti sono più importanti rispetto agli altri, però anche in quei casi l'eccesso è comunque da evitare, ok? Infatti, Certo, anche questo. i bambini che crescono adesso se ne vedono molti cicciottelli, mi passi il termine, perché molte volte si esagera
in determinati cose piuttosto che altri. Senz'altro, grazie. Questo comunque volevo dire che appunto nel corso scelta c'è una lezione proprio sulla dieta mediterranea che fa una nutrizionista al riguardo, che diciamo un medico che parla appunto di quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi della dieta mediterranea, per esempio. Quindi c'è, cioè, anche lì la possibilità. È tutto un bilanciamento, è tutto un equilibrio che deve essere comunque sempre rispettato. Adesso vedo che c'è Letizia o Federica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Mi è venuta una curiosità perché ha accennato al digiuno intermittente, così ho letto pareri contrastanti su cose positive e cose negative, però ecco, volevo un parere da un professionista, ecco, non di cose dette da internet, di cui non mi fido molto. Su persone sane, però, non su persone malate. Allora, il parere del professionista glielo dà un nutrizionista, perché io non sono un nutrizionista purtroppo. Quello che le posso dire è che ho letto pareri contrastanti anche io, per come li ha letti lei, ma su questo tipo di diete, di regimi alimentari particolari, c'è chi dice che la dieta zona è la vita perfetta, chi fa il digiuno intermittente. E quindi in realtà è molto difficile avere, anche perché è difficile, sa cosa? Generalizzare in questo tipo di cose. È una cosa molto personale, molto personalizzata. E in questo do ragione a molti nutrizionisti, a molti dietisti che dicono che non si può fare le diete con dei foglietti che distribuisci e dai a persone diverse, perché io sono di un tipo, lei è diversa, e quindi deve essere proprio una cosa specifica e fatta per persona, ad persona, ma cioè deve essere fatta proprio per ogni persona specificamente. Giusto, ok, Spero di aver grazie. risposto, ma Sì, va bene, grazie. Buona giornata. buona giornata. Federica? Sì, buongiorno. Innanzitutto volevo ringraziare per l'intervento. In secondo luogo, prima lei ha accennato al fatto dei trasportatori del glucosio e al fatto che sono più espressi per quanto riguarda le cellule tumorali. Quello che lei poi ha accennato è il trattamento il trattamento verso questi trasportatori del glucosio, ma viene fatto ovviamente in modo selettivo, oppure il fatto che sulle cellule tumorali si è espresso maggiormente quando viene fatto questo trattamento già di per sé va a colpire le cellule tumorali. Esatto, è la seconda che ha detto. Ok. Esattamente. Cioè, quando io ho una cellula che esprime un qualcosa di più rispetto agli altri, quando io faccio un trattamento, questo può a quel punto colpire di più quella cellula rispetto a una cellula che lo fa normalmente, insomma. Grazie. C'è una Io. domanda in chat. Ah, tra l'altro volevo dire che appunto, siccome uno mi ha chiesto, visto che vogliono la possibilità di avere la lezione, diciamo, per cui io la metto, se sei d'accordo, la metto Sì, poi vi mando le slide e le in Moodle, così le possono riguardare, ecco. avete. Gli alimenti più cancerogeni rispetto agli altri è lo stesso discorso che abbiamo fatto prima, fondamentalmente. Cioè, quando è troppo, tutto fa male in realtà. Cioè, se mangi un chilo di pasta, fa male mangiare un chilo di pasta, però cioè, non è che non dobbiamo mangiare la pasta. Cioè, questo è il concetto. È difficile poter dire che sia una cosa piuttosto che altra. Ci sono delle molecole che sono state identificate essere coinvolte in determinate vie, ma ripeto, è sempre lo squilibrio che dà un problema rispetto alla condizione normale in cui c'è equilibrio, insomma. Poi c'era Lorenzo che voleva chiedere, alla base dei tumori c'è sempre un danno genetico. Dunque, si può colpire oncogeni, oncosoppressori, fattori di contro. Certo, direttamente adesso comprendo a fondo come l'attenzione. Sai cosa può fare in questo caso? L'alimentazione può predisporre
può modificare il metabolismo, come dicevo, di queste cellule e renderle più sensibili a determinati trattamenti, come può essere sostanze chimiche, radiazioni, eccetera, eccetera. Se lei ha delle cellule che proliferano perché hanno delle vie molto attive, come il WNT, gliela indebolisce, la cellula prolifererà meno e a quel punto, quando io la tratto o la irradio, a quel punto sarà più sensibile al trattamento. Bisogna anche aggiungere che abbiamo anche i promotori tumorali, no? Che non sono molecole che producono direttamente delle mutazioni, ma che sostengono lo sviluppo della cellula in senso cancerogeno. Quindi per certi aspetti sicuramente l'alimentazione in questo senso, in senso lato, potremmo considerarla, no? In questo ambito per rispondere allo studente. E così pure anche, siccome mi collego oggi a lezione, qui a lezione ci sono anche i miei studenti della laurea magistrale di biologia per l'ambiente e la salute, dove insegno biochimica ambientale, e abbiamo affrontato proprio questi concetti. È vero che c'è un accumulo di mutazioni, ma da che cosa sono dovute? Da tutti questi agenti esterni, che sono anche tutti gli inquinanti che ai noi si depositano sugli alimenti, nell'aria che respiriamo, certo. Parlo in senso lato, ecco. Eh sì. Quello ovviamente la contaminazione ambientale diventa un fattore. È un elemento importante. Perché di per sé non fa male il nutriente e la macromolecola che c'è all'interno, ma quello che c'è sopra, che tu mangi insieme, quello ovviamente è un problema. Ovviamente. Pensiamo ai pesticidi, di tutti i vari cose che vengono utilizzate. Pesticidi, fungicidi, insetticidi, insomma. Metalli pesanti, insomma. C'era un'ultima mano alzata, Anita Zavan. Buongiorno. Io avevo una domanda più precisa riguardo all'alimentazione, alla correlazione con i tumori. E come ha detto lei, professore, è fondamentale l'equilibrio in una dieta. Però io ero già a conoscenza di questo fatto in un interesse personale, ma ho anche trovato conferma sul sito dell'AIRC, che c'è una pagina dedicata all'alimentazione e ai tumori, e c'è un particolare alimento, gruppo di alimenti di cui non mi sembra sia stato trattato, ed è la carne, in particolare la carne rossa e i salumi, perché è vero che va mangiata in quantità moderate, seguendo un certo equilibrio, però non tutti sono al corrente che di fatto la dose consigliata dall'OMS e da nutrizionisti sia massimo due volte a settimana. Magari molte persone dicono no, ma io mangio la carne rossa solo una volta a settimana, però ogni giorno si mangiano i salumi. E come è scritto qua sul sito dell'AIRC, i salumi e soprattutto le carni rosse, i grassi animali, secondo molti studi possono predisporre all'insorgenza di tumori. E lei su questo argomento ha qualcosa da dire? Allora, diciamo che la carne rossa e la carne in generale è rientrata molto negli ultimi anni, perché c'è questa teoria di mangiare le diete proteiche, perché sembra che i carboidrati siano diventati nemici del mondo ormai, e quindi sono un po' da questo punto di vista. È vero che la carne rossa in eccesso fa male, pensare che una volta quelli che adesso arrivano a 100 anni, i nostri nonni, sono quelli che la mangiavano una volta a settimana la domenica in mezzo alla polenta, perché c'era l'occasione di mangiare la carne una volta a settimana. Io penso che però, collegandomi a quello che abbiamo appena detto anche con la professoressa Borgatti, in realtà non sia tanto di per sé la carne in sé che sia il problema, ma comunque se consideriamo gli allevamenti, eccetera, eccetera, tutto quello che c'è collegato alla carne rossa, quindi gli ormoni che vengono dati agli animali, e antibiotici, eccetera, eccetera, forse più che la carne in sé è anche quello che c'è collegato a tutta la produzione e la filiera della produzione della carne, che può essere demonizzato. Fermo restando che, come dicevamo prima e come correttamente diceva lei, questo discorso delle due volte a settimana, una volta a settimana, eccetera, della carne rossa rientra un po' in quell'equilibrio di cui abbiamo detto più volte oggi, cioè due volte mangio la carne rossa, una volta mangio le uova, due volte mangio la carne bianca, una sera mangio
ceci e fagioli, e in questo modo ho fatto la dose proteica che mi serve per la settimana, diciamo, per dirla in maniera così. Quindi sono d'accordo con lei che appunto bisogna limitarla, ma rientra in quel discorso più grande di armonizzare, equilibrare tutto in maniera da non eccedere da una parte all'altra. Sì, ok, grazie. Prego. Vedo Alessandro Lavatte. Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo chiedere, nelle cellule tumorali noi sappiamo che il meccanismo di apoptosi fisiologica alterato, ma ci sono stati studi o esperimenti che cercano di ristabilire in modo mirato questo meccanismo di... Io. Ok. No, certo. Molti studi. Allora, le cellule tumorali fondamentalmente fanno due cose: proliferano in maniera incontrollata e non muoiono. Hanno meccanismi che cercano di bloccare questo meccanismo di apoptosi che cerca di mostrare. Nei miei studi vecchi, che abbiamo fatto quando io ero un postdoc, adesso ho la mia linea di ricerca, ma quando lavoravo, quello che una delle cose che abbiamo fatto è quello appunto di cercare di uccidere queste cellule che avevano un blocco, un controllo negativo sull'apoptosi, quindi non morivano, facendo cosa? Attivandogli delle vie collaterali, molte volte si fa. Okay? Quindi in queste cellule che magari non muoiono per un determinato controllo, per esempio hanno B53 alterate, eccetera, eccetera, a quel punto cosa fanno? Gli attivi uno stress ossidativo che a quel punto le fa morire per un'altra cosa, cioè quindi attiva delle vie collaterali. Quindi c'è un modo di bypassare, ci sono diversi studi che hanno fatto questo, come per esempio quello che abbiamo fatto noi, e che permettono appunto di rieliminare in quel modo la cellula tumorale in maniera specifica. Ok, grazie. Perché avevo letto anche studi contrastanti sul ruolo del calcio in questi meccanismi. Non so se lei riesca a darmi una... Beh, il calcio è uno dei secondi messaggeri più utilizzati all'interno delle cellule, ok? E in questo rientra molto nella comunicazione reticolo-mitocondri, perché il reticolo generalmente è un deposito del calcio all'interno delle cellule. Quando viene eliminato, buttato fuori rilasciato dal reticolo, viene molte volte preso dai mitocondri, però i mitocondri lo possono prendere fino a una determinata quantità, dopodiché anche loro vanno in sofferenza, esplodono e poi viene attivata la cascata di eventi che porta alla morte cellulare. Okay? Quindi anche lì, riattivare questo metabolismo del calcio attraverso sui mitocondri c'è l'uniporto mitocondriale del calcio, e quindi quello è un altro dei meccanismi che è importante per la tumorigenesi. Per esempio qui a Padova è stato dimostrato che questo canale, questo trasportatore che c'è sui mitocondri per il calcio è importante per esempio nel controllo della migrazione delle cellule di tumore al seno, per esempio. Quindi si vede come c'è questa correlazione tra queste due cose. Ok, grazie mille. Prego. Adesso non ho capito, Gloria, hai la mano alzata da prima oppure... No, l'ho appena alzata. Okay. Salve, volevo chiedere se esistono, insomma, differenze interpersonali anche a livello biochimico e se sì, come la ricerca sta cercando di muoversi in questo senso, cioè divide, non so, immagino... i gruppi di pazienti, cioè divide i pazienti in gruppi, le varie casistiche le tiene in considerazione, insomma, perché sappiamo che di per sé la medicina, insomma, o comunque anche la ricerca non sono scienze perfette, perché appunto c'è questa grande variazione interindividuale. Allora, quello che la medicina sta cercando di fare, non solo in campo oncologico, ma in diversi aspetti della cura, è di trasformare la medicina in quella che viene chiamata medicina personalizzata. Okay? E in campo oncologico, questo, le nuove frontiere di ricerca, cosa prevedono fondamentalmente? Ci sono anche gruppi grossi qua a Padova che studiano questo, finanziati sempre da AIRC, e che fanno cosa fondamentalmente? L'idea è che tu hai il paziente che ha un determinato tumore, tu prendi il tumore di quel paziente, lo metti in coltura, vai a vedere che trattamento puoi fare per poter eliminare quelle cellule tumorali di quel paziente, quindi usi tutte le conoscenze che tu hai per cercare di eliminare quelle cellule tumorali, dopodiché che quando hai identificato quella che più si è attiva,
che è più efficace contro quelle determinate cellule, tratti il paziente con quella determinata protocollo sperimentale. Quindi questo è quello su cui la ricerca oncologica si sta muovendo, perché i tempi delle generalizzazioni, devo dire la verità, sono molto finiti, perché come dice correttamente lei, siamo tutti diversi e anche i tumori sono totalmente diversi, perché pensi solo che lo stesso tipo di tumore può essere portato, per esempio, da diversi tipi di mutazioni diverse, quindi un composto o un chemioterapico che va a colpire una determinata molecola potrebbe non essere completamente efficace in altri, nello stesso tipo, ma prodotto da mutazioni diverse, per esempio. Quindi la medicina personalizzata e anche l'oncologia personalizzata sarà il futuro, secondo me, della ricerca oncologica. Però siamo ancora agli stati embrionali, dobbiamo attivare la ricerca e attivare il WINT per queste cose, per poter produrre questi dati. Ok, grazie mille. Posso dire una cosa? Io spezzare una lancia in favore della medicina di genere? Perché, voglio dire, se parliamo di medicina personalizzata, il primo approccio è la medicina di genere. Senza medicina non si può fare niente, quindi studiare e vedere le differenze, diciamo, che ci sono fra i vari, cioè in questo caso è sempre di sesso più che di genere, perché c'è una bella differenza. Ma comunque sia, credo che sia veramente importante per arrivare poi ad avere un approccio personalizzato, ma soprattutto un'appropriatezza maggiore della cura, perché questo è importante. Certo, certo, sono totalmente d'accordo. La domanda di Federica del Gobbo va nel discorso che abbiamo fatto fino adesso, c'è anche lì la dieta chetogenica per lunghi periodi, non ho approfondito, devo dire la verità, sulla comparsa di cellule cancerose, però anche lì, anche questo rientra sempre nel discorso di bilanciare al meglio tutto quanto. Gloria, avevi la mano alzata ancora? Oppure... No, l'avevo dimenticata da prima, però dato che ci sono, sfrutto il fatto di... Proprio ricollegandomi alla domanda che ho appena fatto, cioè si hanno proprio, volevo sapere, a livello biochimico se ci sono grandi differenze a livello proprio anche di molecole, proprio di quantità, di questo genere di cose, insomma. Ognuno di noi è diverso dall'altro. E anche da un punto di vista biochimico siamo diversi. Beh, abbiamo fatto, adesso io non so, tu sei di tecnologia o di medicina, non lo so. Io? No, parlo con Gloria, cioè dicendo per quanto riguarda probabilmente anche il discorso della medicina di genere, abbiamo fatto proprio una lezione facendo vedere le differenze che ci sono riguardante il ferro, che quindi è una cosa molto importante, che caratterizza, voglio dire, il sesso maschile, il sesso femminile, voglio dire, in maniera diversa, e anche un approccio diverso, sia di terapie, come, voglio dire, affrontano le malattie, quindi gli uomini e le donne, diciamo, da questo punto di vista. Ci sono anche a livello biochimico molte, diciamo, fattori che fanno vedere le differenze che esistono. Ti ricordo, grazie mille. Camilla Bompieri, ha alzato la mano. Sì, salve. A proposito di quello che appunto detto la professoressa Bellini riguardo le differenze di sesso per quanto riguarda le varie malattie, ci può essere un'influenza anche per quanto riguarda il sesso, il tipo di alimentazione e i tumori in cui si può incorrere? Ci sono quindi alimenti che se una donna rispetto a un uomo sono più, cioè se assunti sono più rischiosi rispetto ad altri, in questo senso? Beh, anche lì gli studi non sono tanti, devo dire la verità, è ovvio che c'è quantomeno una differenza, le faccio un esempio, la differenza ormonale che c'è tra gli uomini e le donne, quindi anche quello comunque può essere regolato a livello metabolico, quindi già quello per esempio potrebbe essere una delle differenze appunto tra uomini e donne, insomma, quindi sicuramente c'è una differenza ed è da tenere in considerazione, come diceva giustamente la professoressa Bellini prima.
se posso anche aggiungere, consideriamo per esempio anche i citocromi. Cosa sono i citocromi? Sono quelle molecole che metabolizzano i farmaci, per esempio, no? Anche, quindi anche i farmaci chemioterapici, o appunto molecole naturali, sostanze, e appunto è riportato, ad esempio a livello di diverse etnie, metabolizzatori lenti, metabolizzatori rapidi, proprio perché ci sono dei polimorfismi, cioè dei cambiamenti genetici a livello di geni che codificano per questi enzimi, che vanno a far sì che questi individui di particolari etnie, ad esempio, vanno a metabolizzare più rapidamente un farmaco rispetto ad altri. Ma questo può, se può riguardare per un farmaco, perché no, anche a livello alimentare, quindi certo, che sia di genere ma anche di razza. Certo. Di etnia, per essere più precisi. Infatti anche il bisogno di ferro, voglio dire, visto che noi abbiamo, cioè il sesso femminile ha più gli estrogeni che vanno a bloccare, cioè produrre l'eccidina che poi blocca l'assorbimento del ferro, quindi noi abbiamo meno ferro per questo motivo. Quindi da questo punto di vista, cioè, ecco perché bisogna comunque sempre tener conto di chi si ha davanti, e ovviamente la prima cosa che si guarda è spesso, sia per quello che è possibile fare in vitro, che spesso non è possibile distinguere, però soprattutto però in vivo, questo sì. Su tatuaggi e melanoma non so niente, mi dispiace. Sto studiando come i mitocondri e il metabolismo possono influenzare la melanogenesi e la formazione dei melanomi. Questo è uno dei miei progetti che ho adesso, ma sui tatuaggi e melanoma non so rispondere, mi dispiace. So di non sapere, ecco. Rientriamo in un campo. I FAST, anche quelli sono sostanze che sono nocive, anche quelle. Certamente aggiunte per parecchio sicuramente fanno qualche cosa. Va bene, ci sono, altre domande? Altrimenti a te le conclusioni, Luigi. Sì, ecco, io vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio AIRC di avermi dato la possibilità di raccontare anche un po' un aspetto diverso di come la dieta possa influenzare il metabolismo e poter collegare il tutto all'insorgenza dei tumori. Ribadisco il concetto che il non far assumere determinate cose è più lesivo del fatto di mangiarle, insomma, quindi la dieta equilibrata e varia è necessaria, perché anche con gli alimenti e quelle piccole molecole come il ferro che ci servono per fare funzionare l'emoglobina, per un esempio, ci servono e devono essere assunte dall'organismo. Quindi ricordatevi che la dieta sana e la vita sana sono fondamentali per il cancro. Quello su cui noi stiamo lavorando è di cercare di associare periodi molto brevi associati alla terapia, per cercare di ottenere un effetto maggiore delle cure che stiamo cercando di sviluppare. Bene. Io mi aggiungo ai ringraziamenti, grazie Luigi per l'intervento, grazie ai docenti per l'ospitalità, agli studenti per le numerose domande, fa sempre molto piacere, vuol dire che insomma la lezione ha funzionato, ho incontrato il vostro interesse, è molto bello quando c'è un'interazione, quindi grazie. Mi permetto di lasciarvi giusto un mio riferimento in chat, così se ci fossero domande su AIRC in generale potete scrivermi, questa è la mia mail, e poi appunto lasceremo le presentazioni alla professoressa Bellini, di modo che insomma possano essere a vostra disposizione. Ottimo, grazie mille. Perfetto, posso interrompere tutto allora? Va bene, grazie a tutti. Grazie mille. Grazie a lei. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. Grazie.